Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Siamo ancora nell'ambito dell'assieme morsa e il terzo pezzo che facciamo è un tappo. È un tappo della, diciamo, del pin che serve per ruotare la morsa. Se è possibile, è ancora più facile dei due componenti precedenti. Si tratta di un cilindro di diametro 8 filettato all'interno, per una grandezza di, per un'altezza di 6. Quindi al solito apriamo un nuovo file in millimetri IPT. Apriamo un nuovo file di disegno ISO, millimetri, nuovo ISO millimetri, metodo europeo. Poi al solito tripartiamo lo schermo a fianco verticalmente e poi portiamo il nostro disegno nella stessa finestra, però nella metà sotto. Perfetto. In maniera che a sinistra abbiamo in alto quello che dobbiamo fare, quello che realizzeremo. E qui la parte che stiamo sviluppando. Forse l'unica cosa interessante di questo filmato sarà che come si fa a portare un'unica sezione? Ecco, la domanda potrebbe essere questa: avere una proiezione ortogonale con dentro una sezione? Vabbè, lo vedremo sviluppando il filmato. Allora, mettiamoci nel piano XY nel file di parte, apriamo uno schizzo. Un cerchio di diametro 8, poi esagerato, e lo posizioniamo, quindi vincoliamo questo centro per chiudere i gradi di libertà nel punto centrale, completamente vincolato, fine. Allora, un piccolo zoom a mano, estrusione di 9, quindi estrusione positive, verso delle z positive e non 10 ma 9. Ok, poi qui manca un dato che è il raggio di raccordo, lo aggiungiamo, annotazione, quota, così poi lo facciamo, è un raggio 2. Non so se c'era scritto nel cartiglio raggio 2, no, non c'era scritto nel cartiglio raggio 2, quindi proprio mancava. E qui facciamo quindi subito la raggiatura di 2 superiore. Quindi questo file, se lo trovo, raccordo, 2 mm, questo spigolo. Perfetto. Adesso andiamo a fare il foro centrale che è un diametro da 6, M6 per 1, questo me lo dice il dado della filettatura, quindi andiamo sotto. Costruiamo lo schizzo, in questo schizzo facciamo un cerchio di diametro 6, rendiamolo concentrico al diametro esterno, fine. Potevo fare anche un solo punto qui, in realtà, però vabbè, ho fatto il cerchio, adesso vado a fare il foro. Lanciamo comando foro, seleziona posizione, la prima cosa, allora è il punto, questo qua, il punto centrale dello schizzo 2, la stessa cosa. Dopodiché è filettato, non ha sede e ci siamo, è un ISO profilo metrico e ci siamo, 6, 6 per 1. Poi questo ricorda l'ultimo utilizzo e quindi chiaramente è già tutto preparato, è di tipo a distanza ed è 6, 6, 6 la parte filettata, 6 il totale del foro. In realtà questo non è molto corretto, bisognerebbe fare una curva di scarico perché non si può filettare tutta la profondità del foro, però va bene per l'esercizio che dobbiamo fare. Ce lo teniamo in questa maniera. Questi sono dunque i parametri del nostro foro filettato con una filettatura ISO M6 per 1. Diamolo ok e il pezzo è finito.
Inquadriamolo, sistemiamo i parametri, salviamolo. Allora, i parametri di visualizzazione, adatta alla vista, perfetto. File, salva con nome. Il salvataggio, vi ricordo, serve perché altrimenti non possiamo fare la proiezione ortogonale se il file non ha un suo nome. Filmato, aggiungiamo il suffisso filmato a 02 pincap-000-000, che è il numero di versione, vi ricordo, 02 è il numero del pezzo dell'assieme. E a questo punto andiamo a fare la nostra proiezione ortogonale. Come faccio ad avere una sola sezione? Allora, se io vado qui e faccio base o sezione, è necessario identificare prima una vista di base. Allora, la sezione direttamente non la posso fare. Cosa posso fare? Posso fare una vista di base, per esempio questa, e poi fare la mia sezione. Questa come vista di base però non va tanto bene perché poi non riesco a tagliarla. Allora devo mettermi in una, fare una vista come per esempio potrebbe essere questa, dove riesco a fare il taglio. In questo caso il taglio è questo piano. Allora scelgo di fare questa vista qui. Relativamente alla rotazione, qualsiasi rotazione giusto perché il pezzo è asimmetrico, quindi mettiamoci in questa situazione qui, proprio dalla vista dall'alto, e diamo ok e chiudiamo il comando. A questo punto faccio la sezione di questa, prendo questo asse, vado giù fino a continua e la metto qua. E ho fatto la mia sezione, cioè questa sezione qui. Ora come la mettiamo però con questa vista che mi serve a poco o che comunque non voglio rifare perché voglio rifare lo stesso disegno? Se la cancello salta tutto, perché questa qui, la sezione è chiaramente legata a questa. Però quello che posso fare, tasto destro, è quello di dire, adesso la trovo, sopprimi. In questa maniera io ne ho soppressa la visualizzazione. Vedete qui che la vista è rigettata rispetto alla sezione. Più se io adesso la rifaccio riapparire, non mi ricordo se il comando come si chiama. Elimina, sopprimi, ecco via, tiro via il flag a sopprimi, vedete che diventa grigio scura. Adesso io questa la faccio ridiventare sopprimi, questa la sposto centralmente, metto a posto questo a 5.1, lo lasciamo qui, la scala 5.1, anche a noi ce l'ha fatta 5.1, quindi tiro via la scala. Ok, e metto le quattro quote che devo mettere. Allora cominciamo dalle longitudinali, cominciamo dagli assi, sempre prima gli assi, annotazione assi. Quindi l'asse 1, 2, poi prendo l'asse e lo allungo. E così ho messo l'asse. Poi mettiamo le quote longitudinali, quota da qui a qui 9. Cambiamo gli zeri finali. Forse prima o poi mi deciderò a cambiare lo stile, però per il momento andiamo in gestione edit lo stili e cambiamo gli zeri finali. Tanto mi presenta già la finestra giusta. Zeri finali, via. Salvo e chiudi. Poi mettiamo il raggio. E l'altra quota longitudinale. Allora, torniamo in annotazione, quota 6, raggio 2, filettatura, questa M6 per 1. Attenti, vado a prendere la parte più esterna, per curiosità, perché non l'ho mai tentata, vediamo se prendo quella interna che cosa fa. No, è giusto, si comporta allo stesso modo, però le quote dicono quella esterna, le norme di quotatura. Quindi foro e filettatura M6 per 1, lavorato 6H, H maiuscolo perché è un foro, e per ultimo
quadro trasversale che è un diametro 8. Mettiamola qui e spostiamo un po' R2 appena appena. Boh, ho ottenuto la stessa vista e così abbiamo visto anche come si fa a ottenere una proiezione ortogonale con una sezione presente. In realtà c'è una seconda vista, ma è soppressa, ne è soppressa la visualizzazione. Quindi è la stessa vista, le stesse quote, quindi questo oggetto è esattamente l'oggetto che dovevo modellare. Terzo pezzo finito. Al solito, se l'idea di costruire l'assieme vi aggrada, mettere un like e dire che avete imparato qualcosa a fare questo tappo, direi che no, me lo risparmio. Però pensato inserirlo in un'esercitazione molto più ampia. Al solito, se vi è piaciuto, mettete un like. Ricordatevi di iscrivervi al canale in maniera da rimanere aggiornati con tutti i nuovi pezzi, soprattutto con i nuovi pezzi della morsa che in questi giorni sto caricando. A questo punto non mi rimane che augurarvi buon lavoro e darvi appuntamento al prossimo filmato.